Ma il senso di questo appuntamento è pesantemente legato al fatto che, come dire, la scienza e la ricerca sono il combustibile per il progresso, quindi per il futuro. È molto interessante che su questo ovviamente sia assai sensibile il commissario europeo alla ricerca, cioè Moedas, e che partecipi a questo incontro che facciamo sul Foresight del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E perché partecipa? Perché appunto la Commissione europea ha un programma di Foresight, che significa, come dire, guardare lontano, capire il mondo, come dire, come sarà. Il CNR ha negli ultimi anni sviluppato uno schema che è qualcosa di più, cioè che combina il guardare lontano, se vuole, con delle tecniche che mirano ad essere, diciamo, un pochettino anche adattive, cioè ad organizzarsi non solo per capire dove si andrà, ma anche per influenzare come e dove si andrà, utilizzando tutti i forti strumenti che noi abbiamo di ricerca, come dire, in ogni campo, diciamo, della scienza. Quindi il CNR ha un atteggiamento, come dire, anche più attivo, diciamo, nel cercare, non dico di influenzare il futuro, ma insomma, pensi a uno schema tipo quello, per esempio, del grande tema del clima. Ecco, il clima, dove evidentemente l'Italia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche è attore, diciamo, fondamentale e convinto, è una roba che uno può guardare in là, cercando di capire dove si andrà a parare, per esempio capire che ci sarà siccità e quindi organizzarsi di conseguenza, oppure può organizzarsi in maniera tale da influenzare, come dire, ricerca, maniera di muoversi per correggere il futuro.